Buongiorno web spettatori. Il professor Giovanni Carosotti è già stato negli studi di Gilda TV qualche tempo fa per commentare il progetto della Buona Scuola di Renzi. Oggi il professor Carosotti è qui ancora da noi per parlarci delle mappe concettuali. Buongiorno professore. Buongiorno. Le mappe concettuali, per quanto riguarda le mie due discipline, che sono filosofia e storia, sono uno strumento che utilizzo frequentemente e ritengo piuttosto valido, però da un punto di vista che non è quello che oggi vede un proliferare di mappe concettuali come applicazione di astratte teorie cognitivistiche, ma come un tentativo, anzi estremo dal mio punto di vista, di difendere la lezione frontale. Secondo me la scuola è ancora una scuola che deve trasmettere cultura, sapere disciplinare, da cui dipende l'emancipazione degli studenti, e quindi fare riferimento ai contenuti complessi adeguati al livello di corso, in questo caso un triennio di scuola media superiore. Ora, oggettivamente, poiché non possiamo più però agire come era in passato ed era sbagliato, secondo criteri di drastica selettività, ma questa possibilità di emancipazione va data a tutti, il problema didattico che ci si pone di fronte quando si comunicano argomenti complessi è quella di far guadagnare agli studenti una adeguata capacità di rielaborazione e quindi di cogliere le inferenze all'interno del discorso o nel testo in adozione e saperle riproporre in modo personale, cioè che loro sono in genere molto spaventati nel momento delle verifiche dalle domande di carattere sintetico, parzialmente sganciate dal lessico delle nozioni singolari del testo, che richiedono proprio una loro rielaborazione dei contenuti, e le mappe mi servono a questo. Lei, professore, da quanto tempo usa questo strumento in classe? Relativamente da poco rispetto alla mia carriera, che ormai supera i 20 anni, cioè da 5-6 anni, soprattutto in relazione alle modalità del nuovo esame di Stato, che secondo me prevede una preparazione eccessiva e poco credibile da parte degli studenti, tutte le materie, tutti i programmi, e dove ci sono discipline come la storia, in parte anche la filosofia più la storia, con un numero di nozioni da ricordare così enorme, riuscire a creare una struttura visiva in cui non solo le nozioni, ma i ragionamenti, le inferenze, i legami, le relazioni che tra loro si stabiliscono vengano memorizzate, mi è sembrato molto utile. Ho visto che la cosa ha avuto successo tra gli studenti e sicuramente dava loro maggiore tranquillità nella preparazione. Poi allora l'ho estesa anche agli anni precedenti. In che modo utilizza queste mappe? Le fa preparare ai ragazzi oppure gliele prepara lei? No, le mappe sono concepite da me sulla base della mia esperienza didattica. Io le inserisco in rete, le può utilizzare chiunque. I miei studenti vi ritrovano in parte la struttura delle mie spiegazioni. Sulle modalità di utilizzo sono abbastanza libero. Io preferirei che loro guardassero dopo aver ascoltato e aver compreso. Alcuni però le tengono accanto durante la spiegazione per immediatamente focalizzare alcuni nessi concettuali. Alcune le utilizzano dopo. A volte abbiamo provato a farle lavorare da loro, qualcuna ha avuto anche origine dai miei studenti, ovviamente poi c'è stato un ritocco, ma hanno trovato utile il lavoro, la concentrazione su un tema per organizzare questo tipo di strumenti. Con l'uso delle mappe concettuali, ha trovato un punto di debolezza nell'uso di queste? Il punto di debolezza c'è. La mappa concettuale, come la intendo io, che non è il classico strumento che si trova alla fine di un capitolo di un manuale, che è per forza di cose sintetico, ma ripercorre la struttura logica o argomentativa di una lezione, è particolarmente elaborato. Quindi costa molto fatica farla, qualche ora, più pagine per ogni singolo argomento, per ogni settore. Cosa succede? Che lo studente può essere tentato, per arrivare a un risultato minimo, a utilizzare solo la mappa e quindi perderebbe con ciò esattamente lo scopo che io mi sono prefisso, dargli una chiave per affrontare meglio il manuale e per comprendere meglio la mia spiegazione. È ovvio che un tale problema si risolve nel momento della verifica, laddove le domande proposte, eccetera, partono sicuramente dai contenuti, ma devono prevedere un'articolazione per cui la lettura del testo o del brano diventa in qualche modo indispensabile.
D'altra parte, se quello viene fatto, inserito nel contesto concettuale della mappa, secondo me il contenuto viene valorizzato meglio. Certo, diventerebbe, se studiassero solo le mappe, diventerebbe una conoscenza molto troppo sintetica. In linea di massima sì, ma più che troppo sintetica, perché comunque c'è tutto, povera sul piano concettuale, per cui la ripetizione dell'argomento non avrebbe quel carattere personale, quell'originalità lessicale che poco alla volta bisogna fare. È chiaro che c'è il rischio della eccessiva mnemonicità, ma secondo me questo è un rischio positivo. Io non sono contrario che gli studenti apprendano alcuni concetti o anche intere espressioni lessicali o frasi a memoria, purché le ripetano con piena consapevolezza del significato e con un tono spontaneo. L'unico modo poi, è chiaro che l'insegnante a quel punto propone lo stesso lessico in altri contesti, per far diventare quel lessico da artificiale per loro che era e appreso mnemonicamente, far diventare una parte del lessico personale. Professore, facciamo un esempio. Ecco, la materia più complessa forse è storia, perché la spiegazione di un evento storico, che sembra il più semplice da riassumere sul piano degli indicatori cronologici, spazio-temporali, in realtà è estremamente complessa, perché la spiegazione di un evento ha molteplici cause e quindi nella linearità della spiegazione, spesso quando si fanno riferimento in momenti successivi a eventi contemporanei ed è lo studente poi a doverli reinserire o rigiudicare nella loro contemporaneità, si incontrano diverse difficoltà. La mappa concettuale in storia prevede in effetti la possibilità di realizzare questa contemporaneità di eventi tra di loro separati e stabilirli nelle loro relazioni. Faccio un esempio, questa lunga mappa sulla questione mediorientale nella pagina iniziale si dedica solo all'origine del problema a partire dai trattati di pace della Prima Guerra Mondiale. Ora, in questo caso, si tratta di una delle informazioni dove più debole è anche la manualistica, è importante che l'alunno comprenda la complessità notevole dell'origine di un simile problema, che nasce dal fatto che un impero si sgretola, l'impero ottomano, e va ricostituito, che durante la guerra, in previsione di questa disgregazione, cosa abbiamo? L'interesse dei paesi arabi, che era un interesse, anche questo va fatto notare, passato presente, all'unica grande nazione araba, nessuno pensava alle singole nazioni mediorientali come le conosciamo, all'interesse degli occidentali, i quali per avere il loro appoggio, ma sostanzialmente pensando a un loro dominio di tipo coloniale su quel territorio, fanno praticamente tre ipotesi e tre accordi paralleli e divergenti contemporaneamente. E quindi nel mondo arabo abbiamo da una parte le relazioni con la dinastia saudita, dall'altra la relazione con la dinastia ossinita, con il proposito degli occidentali invece di tradire entrambe queste richieste per imporre il loro interesse. Quindi il percorso lineare diventa poi un percorso tripartito, una parentesi graffa poi riporta alle conseguenze. E si riparte anche da un'altra radice, fine della Prima Guerra Mondiale, non vengono mantenute le promesse, che cosa si decide? E poi le altre parti, le conseguenze, se è un esempio, adesso non andiamo avanti. Lo studente è però invitato non solo a pensare alle sintesi dei singoli eventi, ma anche a riflettere sulle frecce, sul legame tra le frecce. Io chiedo, laddove possibile, di pensare a una domanda possibile che abbia come risposta a quel tema, non solamente in relazione alle parti scritte, ma anche alle frecce, soprattutto quando queste sono un po' complesse o significative. Cioè domandarsi qual era la relazione logica, di carattere cronologico, che può avere varie cause, tra un evento e un altro di cui la mappa segnala il legame. Bene. Avremo ancora il professor Giovanni Carosotti da noi per presentarci, per fare alcune lezioni sulle pratiche, proprio sulle mappe concettuali. Intanto lo ringraziamo e ai web spettatori un saluto da Gilda TV. Grazie a voi. Grazie.